a 16 anni in Svizzera. 16 anni ci avevo andato in Svizzera. In Svizzera. San fino Moritz. San Moritz, Lugano. Poi da là sono venuto qua. Ci è mancato poco che non ci siamo incontrati, perché noi eravamo a Varese. Sono passato per Varese parecchie volte. Certo. Poi, 19 anni, l'Australia. È arrivato in Australia, hai cominciato a lavorare nel ramo delle automobili, sulla macchina, carrozzeria. Sulla carrozzeria. Ecco. Hai conosciuto tua moglie? Dove vi siete conosciuti? No, dillo tu. A un ballo. Era un ballo organizzato abitualmente. Discotex. E cioè, com'è successo? Come può succedere, dai? Colpo di fulmine. Ah, sì? L'ho guardata. Che bello. Quando incontro la padre Giuliano non aveva cosa fare. No, non era Giuliano, era Natalino. Ah, già che Natalino era allora. Natalino, i tre tempi doveva andare con tuo mamma. Per forza. Quanto tempo è passato dalla conoscenza al matrimonio? 4 anni. Ah, quindi un bel finanziamento. Di solito qui non superano i 6 mesi. Nascoste o... Io ancora andavo a scuola. Non 4 anni. 4 anni è stato, 3 anni e mezzo. Quando ho sposato Danny ero già... fidanzata ancora. E quindi il matrimonio, poi 3 figli, giusto? 3 figli. Che sono nati a che distanza uno dall'altro? Dopo un anno sposato, io sono sposato l'11 di maggio e il primo figlio è nato il 16 di maggio. L'anno successivo. Invece noi dopo 10 mesi. Dopo gli altri sono 3 anni. Che stai registrando? Sono 2-3 anni dalla una all'altra. 10 mesi? Con noi all'anno. Vergogna pure io. Dieci mesi, troppo. Problema di questi che hanno fatto prima. Se ne esce 8 mesi un papà l'ammazzava. E quindi i primi 10 anni nel ramo della carrozzeria. No, i primi 5 anni. 5 anni. Poi hai deciso di passare a un ramo più economico, più remunerativo. E meno faticoso? Più faticoso. Sì, certamente. Lì c'è l'ora qua, no. Era faticoso. Il lavoratore ha lavorato duro. Insieme a tuo fratello. Dopo 6-7 mesi che ero là, siamo andati a lavorare insieme con mio fratello. Ci abbiamo messo insieme. Vi siete messi assieme e quindi avete fatto delle attività. Mentre tu non hai mai lavorato? Lavoravo, ma dopo. Prime due anni. Non lavoravo più. Dopo il figlio aveva un anno, non lavoravo. La prima casa che. Dopo quanto tempo che stavi qui l'hai comprata? Dopo 2 anni. Dopo no. Abbiamo abitato con mia mamma. È stato la prima casa quando ci avete aspetto. Avevo. Ho lavorato dopo 3 anni e mezzo che ero sposato. I primi anni avete vissuto con no. Quando siamo andati avevo già comprato il terreno. Quelle tempi non c'era moneta. Qua dietro. Allora, i genitori tutte le case l'ho fatte. Tutte e quattro quelle che ho fatto. E chi te l'ha fabbricata? Mica te l'ha fabbricata? Tuo fratello? Io. Tu l'hai fabbricata? Il cielo è tutto assorto al bar e muro là. Il cielo è muro in tutti storti. Il muro sono tutti vicini che te cali due, te cali. Non cadono quelle. Tutte le case. A casa nostra tutti i muri sono così. Tutte storte. Tutta la casa. Tutti gente a fare i tenti. Dici, ma come mettiamo i tenti qua? Che sono storti. Quindi diciamo che la svolta è arrivata quando hai cominciato a fare nel campo dei lavori pubblici. No, mai lavorato in pubblico, nei lavori pubblici. Cioè, sempre sui lavori privati. Sempre lavori privati. Cioè, mai posso dire che ho fatto lavoro pubblico, mai. Sempre sui lavori, ho cominciato a fare le case, facevo, vendevo.
poi faceva la muratura, noi facciamo già, loro facevano soltanto la muratura quando abbiamo appena cominciato, noi eravamo, io avevo 22, 23 anni. E mio fratello tuo fratello 26, però lui è sembrato con Raffaele. Come di Bucci? No. No? Valenti. Ecco, Valenti sembrava. Pensavo che era con parenti, mi ricordo. No, perché lui quando è venuto qua ha lavorato con la Toyota per... Tuo fratello? Mesi, due o tre mesi. Tuo fratello? Non gli piaceva, non mi ricordo che sia. Dopo si è andato... Ha sentito qua a Toyota lui? Lui è andato a lavorare là dentro, alla linea è andato a lavorare. Sì, lui sì. Perché lui pure faceva il cameriere in Italia. Ha fatto un cameriere in Svizzera, cosa poi. Poi è venuto qua e dopo... Perché era, Valenti era con la mia zia, la moglie di Giovanni. Allora è cominciato là. Sì, così viene a fare, viene a lavorare con me. Poi ha cominciato a dire, ma già veniva a provare il quando duro sul lavoro, che mi viene parlato sempre, ma vengo a provare io. È rimasto, E poi è rimasto là, è rimasto, si è imbarato, dopo sono separato, dopo andare a lavorare con Domenico, dopo la domenica andavo a lavorare con frato, dopo frato, dopo c'ero io, sono arrivato io. Ma torni a lavorare con mio fratello? Sì, stavano forse un anno, sì. Sì, e poi la società non funzionava, non lo so perché. Lavorarono un po' assieme, ma non so come lavoravano, non lo so. Ma lavorarono più, anche Antonio, il Tano si imparava a fare un muratore. E poi Antonio si è imparato, con chi si è imparato? Con frato, ma. Con frato si è imparato. Perché già lavorava, faceva manuale quando c'era Minico e frato. Poi Minico se ne mi pare che se ne scelta, c'è stato frato e Mendoni. Tutti e due Mendoni. Era buono se rimaneva, però invece se... A uno lo registrava, no? A due. Dopo era buono, ma da una parte era buono. Che... Prima non registrava, prima però, adesso, no, adesso. No, è stato forte, è stato... Tony là si è imparato, tuo fratello là si è imparato. Pensava che sarebbe, tuo fratello si è imparato con Minicucci. No, si è imparato ancora con Valenti. Valenti prima, dopo lavora con Minico. Va bene, poi è arrivato... Cioè, il salto di qualità c'è stato con la realizzazione, cioè sì, del passaggio dalle case. No, ma poi quella è una cosa che viene man mano, nella vita non sai mai, non è che scegli, succede, le cose succedono. Poi noi siccome abbiamo incominciato a fare, facevamo tanta muratura, c'avevano 13-14 muratori allora, era tutta muratura, tutta mattone, si lavorava le fabbriche. Cemento e mattone. Cemento e mattone, il blocco di cemento, mattone, questi mattoni che si usano qua, e si lavorava tutto così. Dopo le roba di prefabbricato sono arrivate negli anni tardi 80, sono cominciate. E poi è stato pure un italiano che l'ha fatto arrivare qua, mi ha preso l'idea in Italia. Da dove? Lui viene dalla parte di Trevisano. Nel Treviso. Qui forse era di cose, non so se era attenzione. Quindi avete fatto una prima parte di importazione. Lui ha cominciato da solo, lui. E ha portato qua in Australia. Lui è stato il primo a realizzare... Qui in Australia però. Cioè ha preso il brevetto e ha portato qua. Il brevetto ha fatto qua, però tutte le idee e cose, e l'ha fatto, è cominciato qua. È andato... proprio buono in quel tempo là, quando lo faceva lui è andato benone proprio, un giro di anni che si è fatto, adesso è diventato bancarotto. No, perché dopo cosa sai, certe volte i figli, dai i figli. Di chi è questo? Girotto. Lui è andato a, lui era arrivato a un punto che c'era una fabbrica qua, un altro ce n'aveva Brisbane e Sydney, e c'era un'altra fabbrica in Western Australia. E dopo è andato in Valle Mento? Perché i figli, i fratelli, hanno tre fratelli e una sorella. Il fratello è morto anni fa, è morto. Fanno tante monete, i soldi ci fanno... Sul lavoro è morto, non sono un fratello, è morto. E dopo vanno bankrupt. 4-5 anni fa è morto, lui era giovane, 34-35. Sul lavoro è morto? Sul lavoro, lui andava... Perché lui cosa faceva? Dopo affittava i tirandi che per mantenere i pennoli. Un giorno è andato là per... sganciare la penna per il tuo è cascata quella là, come cascata dentro, come il terreno non era per andare, si è alzato e gli ha dato solo a lui? È morto. Il padre è ancora vivo, i figli sono tutti, hanno tutti finiti. Perché se poi ci mettono milioni che ci avevano, non c'hanno niente. Sì.
E quindi in qualsiasi campo, anche se uno ha successo, sì, deve sempre stare attento all'insuccesso. Sì, ma no, il tempo che sai, perché il fatto è che no, quello che crea, lui sa guardare perché l'ha creato lui. E quelle che arrivano dopo deve stare attento, perché quando arrivano i figli che tu pensi che i figli sono figli, sai, figli miei, ogni genitore dovrebbe avere un certo atteggiamento sui figli, che figli, sai, se hai figli buoni o malamente, se li puoi avere fiducia o no, perché è successo così e tanta gente andata a capo sotto per questo motivo. Va bene. E cosa possiamo dire di questo signore qua? Si è comportato bene, sì. È stato un uomo anche di famiglia, sì. L'ha aiutato coi figli, insomma, sì. Non è stato quello che ha lasciato tutto, no. Tutto dietro e arrivederci. No. Perfetto. Perfetto. Benissimo, con questo.